Il quarto Taranto Swing Festival si è concluso con due travolgenti serate in cui si sono esibite sul palco del Monrev Eco Green Resort numerose band e orchestre accomunate da un massimo comun denominatore: l'esecuzione di un repertorio di diversi generi musicali, ma tutti rigorosamente ballabili e vintage, dal jazz anni 20 fino allo swing e infine il rock and roll. Con la Bros Swing Orchestra e la band Jumpin' Up, in particolare si è esibita una guest star giunta dall'Inghilterra per il Taranto Swing Festival, il famoso cantante Jackson Sloan, un'autentica icona del rhythm and blues che ha letteralmente ammaliato il pubblico con la sua classe e la verve, un autentico frontman che ha impreziosito queste due serate. Durante le serate tutti hanno ballato a tempo di swing e di rock and roll, anche gli insegnanti di danza e performer di livello internazionale provenienti oltre che dal nostro paese anche da Brasile, USA, Germania, Slovenia e Polonia. L'attenzione di tutti ora si sposta sulla nuova manifestazione voluta da Nicky Pezzolla, il direttore artistico di B-Swing, il primo Swing on Island, che si terrà sull'isola di San Pietro domenica 16 luglio, il cui programma sarà reso pubblico nei prossimi giorni. Grande successo di pubblico non solo in Piazza Vanni Immacolata nelle tre giornate gratuite per la città di Taranto, ma anche nei due giorni, sabato e domenica, qui al Monrev, dove abbiamo fatto i workshop, i concerti e gli after party. Ringraziamo tutti quanti gli sponsor, ringraziamo il Comune, la Regione Puglia che comunque ci hanno supportato moralmente in questa edizione, e ringraziamo tutti i cittadini di Taranto e vi diamo appuntamento per una novità. Il 16 luglio, la prima edizione della Swing on Island sull'isola di San Pietro. A breve tutti i dettagli.